Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina, e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara un pan di Spagna molto particolare, bello alto, soffice, che si prepara soprattutto nelle torte alte più strati, tipo quelle americane, oppure quelle ricoperte di pasta di zucchero. Ma perché si chiama pan di Spagna? La teoria più accreditata è quella che la creò un cuoco genovese alle dipendenze di una delle più importanti famiglie appunto di Genova, i Pallavicini. Il marchese Pallavicini visse per qualche anno a Madrid come ambasciatore e portò con sé alcuni fidati, e tra questi c'era un bravissimo pasticcere chiamato Giovan Battista Cabona. Questo pasticcere creò quella che poi sarebbe stata rinominata pasta genovese, perché il marchese gli chiese di preparare un dolce nuovo e innovativo per una festa reale che avrebbe tenuto nel suo palazzo qualche settimana dopo. Una versione più leggera e senza burro però continuò ad essere comunque creata in Spagna, e da qui prese proprio il nome di pan di Spagna. Oggi andiamo a vedere insieme come lo si prepara. Per questa ricetta avremo bisogno di 300 g di farina 00, 6 uova, 300 g di zucchero e la scorza di un limone. Per prima cosa prendiamo una bowl bella capiente e ci versiamo dentro le nostre uova e lo zucchero. Poi le montiamo per circa 20 minuti a velocità massima finché non otterremo un composto spumoso e fermo. Dopo 20 minuti di lavorazione il nostro composto di uova si presenta in questo modo, come potete vedere è pieno di bollicine perché ha inglobato tantissima aria. Andiamo a rimuovere le fruste elettriche, poi andiamo ad aggiungere la farina in tre fasi, ovviamente setacciandola. Mescoliamo con movimenti lenti da sotto verso sopra, in modo da non smontare le uova e amalgamare bene la farina. Mentre aggiungiamo la nostra farina, accendiamo il forno a 150 gradi normale, in modo che si scaldi per bene. Dopo aver messo tutta la farina, possiamo aggiungere la scorza di limone e continuiamo a mescolare con movimenti lenti da sotto verso sopra. Quando avremo finito di mescolare tutti i nostri ingredienti, prendiamo una teglia con un diametro di 20 cm e un'altezza di 10 cm, che abbiamo ovviamente tappezzato con della carta da forno, ci andiamo a trasferire il nostro impasto, poi lo cuociamo per 50 minuti. Mi raccomando, facciamo la prova a stecchino e non dobbiamo mai aprire il forno nella prima mezz'ora. Ecco il nostro pan di Spagna appena uscito dal forno. Il nostro ha cotto 55 minuti, quindi altri 5 minuti in più. Infatti bisogna sempre fare la prova a stecchino perché è molto importante. Ora lo lasciamo raffreddare 5 minuti dentro la teglia, poi lo togliamo dalla teglia e lo lasciamo a raffreddare su una griglietta finché non sarà completamente freddo. Ma guardate com'è venuto bene il nostro pan di Spagna, ragazzi! E noi volevamo farvi vedere anche come si presenta all'interno. Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso ci gustiamo questa meraviglia di un pan di Spagna. Ragazzi, vi dirò, è veramente buono, perché è morbido, leggero, sa di limone ed è adatto veramente a qualsiasi tipologia di ricetta. Insomma ragazzi, è fantastico, assolutamente da provare! Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che vi sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi, mi raccomando, attivate la campanella e seguiteci su Instagram a nome Il Mondo di Aaron e Gianina.